Adesso, dopo l'assessore Gerardo Cerna, arriva il sindaco moderato e deve inventarsi il discorso che chiaramente è stato stravolto e capovolto. Ma questo non è un problema, perché la grande differenza che contraddistingue questo gruppo, e lo dico senza con questo voler rimandare ad altri l'essere diversi, la nostra è una scelta. Noi siamo un gruppo fatto di persone intelligenti, diciamo né più né meno nella media, ma dal momento che in mezzo a noi ci sono tanti giovani e professionisti laureati, questo testimonia il fatto che c'è una cultura di base a cui va riconosciuta anche un'indipendenza nella capacità di ragionamento e di analisi delle situazioni. Io non potrò mai essere quello che non sono. Io ho una cultura del rispetto dell'individuo che va al di là delle questioni personali, ma soprattutto ho la cultura del rispetto delle istituzioni. E quando io salgo su un palco come sindaco di Bellizzi e parlo agli elettori di Bellizzi e parlo agli elettori che mi hanno votato e a quelli che non mi hanno votato, ai cittadini in genere, io credo che a loro vada riconosciuto il rispetto di parlare della sostanza, delle questioni vere, dei problemi che gli riguardano. Questo non toglie niente all'esigenza di ognuno di pretendere rispetto da persone squallide che infamano la persona, infamano la professione, che ledono la dignità delle persone. Perché la critica nella sostanza, ringraziando il Dio siamo in un paese democratico, sempre si può fare e si deve fare, ma andrebbe fatta con la capacità di entrare all'interno delle questioni, far emergere i contenuti, criticare nella sostanza. Ebbene, da mesi, quasi da 18 mesi, perché da subito, noi non abbiamo avuto questo. Noi abbiamo avuto costantemente l'attacco a distruggere l'avversario. Mai c'è stato uno spirito costruttivo o critico rispetto alle cose. Si è attaccata alla persona, si è attaccata alla professione, si è alluso a chissà quale pratiche di malaffare di giovani consiglieri comunali e assessori che hanno prodotto uno sforzo all'interno delle loro famiglie per acquisire una laurea, sono stati liquidati come dei poveri sprovveduti che vengono portati al guinzaglio da chissà chi. Mi rivolgo soprattutto a una persona in particolare, perché quella persona in particolare, attenzione, una persona, speriamo, sicuramente, speriamo non sia niente di serio. Una persona in particolare, perché quando dico che avere senso dell'istituzione, avere rispetto, quando si ha l'ambizione di ricoprire un ruolo e si chiede ai cittadini di sostenerti con il consenso, il senso di responsabilità rispetto a quello che tu hai ottenuto, il senso di rispetto e di gratitudine che tu dovresti avere rispetto a chi ti ha dato la possibilità di ricoprire quel ruolo, è stato mortificato, è stato buttato nella spazzatura, perché quello che premeva non era costruire il nome per conto degli altri, che è nello spirito della politica, ma bensì era quello di ottenere un qualcosa per sé. Lui ha detto che io sono un fantoccio con la fascia, il che non mi tange, non mi offende, perché mi viene detto da una persona che non rispetto. Ma voglio ricordare a questa persona
e qui il fantoccio con la fascia quel giorno non ce l'aveva, ma con la stessa autorità di quando l'indosso, alla richiesta o mi dai un assessorato o mi dai la presidenza del consiglio e voglio andare nell'aeroporto, io ti ho risposto c'è un'altra opzione e te ne vai fuori dalle scatole. Io non voglio perdere tanto tempo perché